Su questo terreno, domenica, stadio comunale Corrado Bernicchi, comincia il campionato del Group. La Pianese è l'avversario di turno, una matricola che però ha speso parecchio e che promette di diventare una delle protagoniste del campionato. Subito un ostacolo arduo da affrontare, mister Paolo Valori. Sì, beh, oramai l'abbiamo detto a più riprese che è un inizio di campionato in salita. La Pianese, come appena sottolineato, pur essendo una matricola, ha organizzato un organico di tutto rilievo e credo che da qui alla fine sarà una delle protagoniste per quello che si è visto fino ad ora. Però oramai questo prendiamo. Noi abbiamo avuto delle difficoltà, però penso che poi si sono evidenziate solo nella partita di Coppa Italia. Magari giocando di giorno, dove i ritmi sono diversi, sicuramente ci adatteremo meglio e siamo pronti per questa via di campionato. Quindi Group pronto per questo appuntamento, organico ancora da completare oppure andiamo bene così? No, ancora qualcosina da rivedere, probabilmente c'è, soprattutto per quello che riguarda i giovani. Però ora diciamo, pensiamo a queste tre partite che sicuramente non ci diranno qual è la dimensione nostra, visto appunto la differenza soprattutto a livello tecnico, eccetera. Noi non direi soprattutto la Pianese, ma per quanto riguarda il discorso soprattutto Castelrigone e Perugia. Però se ci fosse stato da scegliere, indubbiamente avremmo preferito un avvio un po' più soft. Però se dobbiamo misurare subito la pressione, sono le gare più adatte. Noi lo sapevamo, appena uscito il calendario, le difficoltà a cui andavamo incontro, speriamo che siano meno di quelle che abbiamo previsto. Paolo Valori, sulla panchina della squadra più importante di Città di Castello, un cerchio che si chiude o soltanto l'inizio di una nuova avventura? Ma direi che io in questo campo ci sono nato, mettetela come la volete. L'anno scorso ho allenato l'altra Città di Castello, quest'anno il Group. Per me, indipendentemente da tutto, certo non è che io mi lasci condizionare sicuramente sotto l'aspetto emotivo, responsabilità sono sempre le stesse, è normale che questa maglia, questo colore, un po' me la sento addosso da sempre, perché come ho detto sono nato qui. Però con tutta tranquillità cercheremo di lavorare, programmando come abbiamo fatto, sapendo che la strada è lunga, ma sono convinto che prima o poi arriveremo all'obiettivo tutti contenti.